Entella fermata in casa dal Carpi, ma è prematuro pensare alla vetta della classifica. Siamo soltanto alla quarta giornata. Baldini lo ha detto e ribadito a chiare lettere. Giusto che sia così. Il Pescara deve continuare a crescere. In questo primissimo scorcio ha dimostrato di essere squadra. È già tanto. A tal proposito, il tecnico toscano cita Velasco. Guarda, ieri veramente mi hanno impressionato. Forse perché era la prima giornata che ci allenavamo senza il caldo. Sembrava che avessero delle moto nelle gambe, andavano come pazzi, andavano con voglia, andavano con il concetto di squadra. E se fanno questo, hanno fatto il massimo. Dobbiamo solamente giocare le partite e vedere quello che può succedere. Ma l'allenamento di ieri è stato un allenamento che mi ha dato veramente grande fiducia, perché i ragazzi sanno che devono ragionare una partita per volta. Mi sembra che l'ha detto Velasco. E dice, l'acqua, prima quando la scaldi, prima diventa tiepida, poi si scalda e poi diventa che bolle e quando arriva a 100 gradi evapora. E quindi una squadra di calcio è uguale, deve piano piano con il lavoro arrivare a un punto che fa il salto di qualità. Ecco, questo lo spiegava, quindi se l'ha spiegato lui, stiamo parlando di un luminare, no? Tanto per fare dei termini. Della comunicazione, un luminare come riesce a motivare i suoi atleti. Dunque una partita per volta, imminente il match con la neopromossa pianese lunedì ore 20:45 stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. La squadra di Piancastagnaio, provincia di Siena, ha un'impronta riconoscibile. A dargliela il tecnico pescarese Fabio Prosperi. Non solo aggressività e organizzazione, ma anche una buonissima proposta di gioco. Bisogna fare i complimenti insomma alla pianese, perché sta giocando un ottimo calcio, un ottimo organizzato, e poi appunto il loro allenatore di Pescara è un ragazzo che è cresciuto con dei valori importanti, perché anche il padre è stato un collaboratore, anzi il secondo di Galeone, quindi insomma il suo sogno era un giorno di poter presentarsi e dimostrare che c'è anche lui. Sappiamo che quello che ha costruito Prosperi con la pianese non è frutto di casualità, ma è frutto di un lavoro serio, è frutto di un sogno che piano piano si è avverato, perché lunedì avrà la possibilità di giocare davanti alla sua gente. Bisogna essere noi a fare quello che vorrebbero far loro. Tutto lì dipende di chi ha più fame, chi ha più intensità, di chi è più taccagno nel cercare il risultato. Dai, bisogna essere anche agonisticamente a un livello importante, perché poi i risultati sennò non vengono. Torna a disposizione Pierozzi, gli cederà la maglia a Staver, che tuttavia nelle ultime due partite si è ben comportato, pur non essendo terzino di ruolo. Soprattutto torna Merola, a cui manca solo il ritmo partita. E poi in attacco c'è sempre il 2009 Antonio Arena, sul quale Baldini spende parole sagge. Non è un predestinato, è un giocatore forte. Perché sarà non tanto lontano il momento che toccherà anche a lui. Il problema è non metterci la pressione, e soprattutto quelli che lo circondano vedono che sarà un grande affare, perché un ragazzo a 15 anni e mezzo, se gioca in Serie C e riesce anche a far gol, diventa subito un business per tutti. E quindi voglio dirti, io cerco di dargli la giusta importanza, quando non mi serve rimandarlo di nuovo con i ragazzi, poi quando mi serve lo prendo. Non è che cerco di coccolarlo come fosse un oracolo, cerco di fare le cose normali come fanno tutti i ragazzi. Però quando lui si allena con me va veramente forte, ma forte, cioè anche nell'aspetto fisico, nei test lui ha dei valori che sono impressionanti. È un ragazzo bello, pulito. Speriamo che rimanga così, perché il futuro è solo suo, non è di nessun altro. Questo non ci piove, non ci sono dubbi che lui diventerà un giocatore da grande livello, questo sono sicurissimo. In quanto a Merola, come strano il calcio, fino a si è allenato da martedì e mercoledì l'ho visto che era in sofferenza, cioè cercare ritmo soffriva,
giovedì ha fatto questa amichevole, ha fatto, anche se è una partita che non ha significato, però avendo fatto quei due gol, ieri ho visto già un altro giocatore, ho visto una persona più fiduciosa in se stesso, una persona che ha fatto delle giocate importanti. Certo, non è ancora in condizione di quello che era prima, però è bastato fare con l'amichevole per aver trovato dentro di sé una certa autostima e ieri ha fatto un allenamento importante e questo l'aiuta poi a crescere in maniera veloce. E quindi sicuramente anche lui lunedì sarà a disposizione.